Buongiorno a tutti, siamo qui oggi in sala stampa per presentare un'iniziativa positiva, trasversale, a favore dello sport di base come messaggio, a favore anche di una visione comunitaria del Parlamento. E presentiamo quindi la Nazionale Parlamento di Pallacanestro e lo facciamo con tutti i colleghi che hanno con entusiasmo aderito a questa proposta anche per essere vicino a tutti i centri sportivi, le associazioni sportive che stanno ripartendo con grande fatica e per far vedere che in Parlamento c'è una sensibilità per tutti gli sport e quindi anche per la pallacanestro, non soltanto per il calcio, per dare un senso anche alla solidarietà concreta con cui animeremo le nostre iniziative. Speriamo di trovare squadre clementi nell'affrontare le iniziative che saranno esclusivamente di solidarietà e di charity. E devo dire che quando abbiamo lanciato questa proposta c'è stata un'adesione trasversale che potete vedere anche qui in sala stampa. Molti altri colleghi sono impegnati con i lavori, ma di fatto è rappresentato tutto il Parlamento, maggioranza, opposizione. Addirittura abbiamo una compagine di governo rappresentata oggi qui accanto a me dal sottosegretario Sasso. Ecco, vedo entrare anche il collega Trano. Ci sono rappresentanze dei colleghi della Camera, deputati, dei senatori. Saluto il senatore Claudio Barbaro che è qui in doppia veste anche non come giocatore ma come presidente anche dell'ASI che come ente di promozione sportiva, anche questa è una scelta diciamo, di solidarietà, accompagna questa iniziativa che vuole avere questo significato. Quindi, significato assolutamente volontaristico, solidarietà e positivo per lo sport. E dicevo trasversale perché abbiamo voluto chiamarla Parlamento e non parlamentari proprio per coinvolgere il palazzo inteso in senso più ampio, quindi tutti coloro che hanno un tesserino Camera o perché ci e Senato o perché ci lavorano o perché appunto sono eletti. E questo anche è un bel significato perché ci troviamo a giocare, ci sono rappresentanze di consiglieri parlamentari, di assistenti parlamentari, di collaboratori di segreteria, di capi segreteria, quindi insomma, è veramente uno spaccato, una rappresentanza che ha fatto riemergere la passione per segreta e nascosta, anche talvolta insospettabile come nel collega Cascello, perché io non pensavo che giocasse così bene e avesse questa passione segreta, invece ha avuto anche incarichi sportivi importanti nel settore, anche come arbitro, e quindi è stato veramente un piacere ed è bello anche che la politica si unisca sui valori positivi dello sport. Quindi adesso lascerei a turno, vorrei fare, insomma, almeno per gruppi possiate fare una battuta, iniziamo dal collega Sasso. Davvero solo una battuta, 30 secondi, perché ha già detto tutto Federico che come al solito ha sintetizzato bene quelle che sono le motivazioni. Ecco un po', stati fermo, sono Fedania alla Camera dei Deputati. Siamo insieme innanzitutto per fare beneficenza. Abbiamo deciso di farlo in questo modo, forse un po' troppo coraggioso, almeno per quanto mi riguarda, però devo dire che quando abbiamo un po'... Quelle rarissime volte che abbiamo un po' di tempo libero, quell'oretta riusciamo a dedicarci. Sono molto curioso di conoscere quale sarà il nostro calendario agonistico, non per gli sforzi fisici evidentemente, ma per calibrare al meglio queste iniziative che appunto nascono soprattutto per fare beneficenza. Invito tutti i nostri sostenitori ad accorrere al primo match. Con la speranza che il nostro coach Baruz mi metta in quintetto titolare perché io in panchina odio starci. Allora, intanto per rispondere a Sasso e poi lascio la parola ai colleghi, diciamo che ci stiamo allenando, diciamo siamo quello che in gergo si dice stiamo facendo la squadra. Sono già diversi allenamenti che facciamo, diverse settimane. Ci sono, insomma, la squadra, cioè poi Baruz magari ce lo dirà. Baruz è anche uno street artist, ma anche un giocatore, ha appena fatto organizzatore di eventi di pallacanestro, ha appena fatto il Celebrity Game, con cui non ci confronteremo, ve lo dico subito perché ci sono esponenti della squadra di Serie A della Nazionale e ex NBA, quindi diciamo non è il nostro target. Però insomma, quindi ci segue un po' e fa un po' da tutor.
E quindi da settembre inizieremo a proporre delle iniziative di solidarietà, poi le decideremo insieme, e confrontandoci intanto con una squadra agli esteri che mi hanno detto che esiste, qualcuno di noi gioca già in tutte e due, e poi con altre squadre di charity, cioè la Nazionale Artisti, poi insomma insieme troveremo sicuramente finalizzate a iniziative di solidarietà. Ma io vorrei adesso fare un saluto a Claudio Barbaro, anche come ASI, che ringraziamo per essere vicino a questo progetto. Prego. Intanto inizio con una battuta. Io vorrei sapere quante ore di montaggio ci sono volute per riuscire a trovare le immagini adeguate, perché sono tutte o particolarmente, ecco, vedi, o particolarmente azzeccate. Detto ciò, no, brevissimamente. Intanto la coincidenza singolare: oggi abbiamo votato al Senato il terzo passaggio dello sport in Costituzione, il fatto che anche attraverso queste iniziative lo sport si avvicini di più al Parlamento, Qui alla non può Camera pure è che... passata all'unanimità. Sì, tra l'altro abbiamo la possibilità di arrivare già in autunno alla quarta e definitiva lettura, per cui è un messaggio sicuramente importante del mondo dello sport. Ho aderito non tanto come giocatore, perché io a pallacanestro non ho mai giocato e non intendo cimentarmi, ma come sportivo, come uomo delle istituzioni sportive, cercando di dare attraverso l'ASI appunto l'adesione come organismo sportivo. Credo che sia stato un passaggio importante avvicinare le istituzioni sportive anche a questa iniziativa. Sarebbe stato sciocco se così non fosse. Abbiamo colmato questa lacuna e siamo ben pronti e disponibili anche a dare tutto il supporto che dovesse rendersi necessario. Tra l'altro, anticipo, ma senza dare ulteriori notizie fino a quando non avrò la certezza di poter adoperarmi al meglio da questo punto di vista, a breve avrò la possibilità di indicare un centro d'allenamento più vicino rispetto a quello che abbiamo scelto, perché credo che possa, con tutte le positività del bel centro sportivo di San Paolo, avvicinarsi credo che sia la cosa migliore. Per cui null'altro da dire se non farvi in bocca al lupo. Vorrei anche io la sacca, se fosse possibile, quantomeno per esibirla in palestra in maniera diversa. No, scherzi a parte, ma faccio i miei migliori auguri, anzi il mio più caloroso in bocca al lupo, e spero di portarvi presto qualche personaggio prestigioso del mondo dello sport a trovarvi. Grazie, buon proseguimento. Grazie a Claudio Barbaro, è entrato anche il collega migliore. Io adesso lascerei un attimo la parola a Baruz, che senza giudizi impietosi sulla squadra non deve anticipare il livello tecnico, però insomma anche questo dialogo tra sport popolare, per questo insomma andiamo in un centro sportivo che poi è molto radicato sul territorio, e grazie anche all'ente di promozione sportiva, quindi un modello di sport popolare diffuso insieme alla street art, che comunque è un mondo che confina e collima con il basket. No, io non devo aggiungere nulla, se non che ho visto dei miglioramenti importanti negli ultimi 2 mesi, dal primo allenamento fino all'altro giorno, e che sono molto felice di essere entrato a far parte di questo progetto. Quindi ringrazio Federico e tutti voi, e niente, quindi ci prepareremo al meglio per le prime incontri, che saranno autunno, abbiamo Sì. detto in Quindi autunno. mi Saremo raccomando, gli prontissimi. schemi, dobbiamo Sì, fare un po' di schemi perché su quelli saremo ancora. prontissimi. Bene, grazie a Baruz. Adesso lascerei per una parola a Trano, prego, anche da lì, dal posto, poi facciamo la foto tutti insieme con le magliette aperte e le riprese, c'è anche il TG2 che ringrazio. Prego. Allora, intanto vorrei ringraziarti Federico per aver messo in piedi questa bella organizzazione, e anche a tutti i colleghi e il personale che collabora qui in Camera e Senato di partecipare a questa iniziativa che, ripeto, non è soltanto veramente sportiva, ma si allarga anche per fini solidali. E niente, io invece sono un po' rimasto deluso perché volevo giocare subito, volevo subito qualche partita, non aspettare settembre, perché insomma abbiamo fatto diversi allenamenti, però detto questo ovviamente attendiamo tutti. No, ma non abbiamo paura di sfidare la Farnesina o altri, quindi insomma restiamo, intanto è un bel gruppo perché è trasversale, ci sono quasi tutti i partiti dentro, e insomma possiamo fare del bene e possiamo essere anche un esempio al paese in questo momento. Grazie, collega migliore, altra colonna della squadra che già si è visto anche Colonna, in una diciamo,
una larga colonna. Un canestro virtuoso di questi da spettacolo. No, ma cioè, la cosa un po' a tradimento... Vieni qua a parlare così, per le riprese è meglio. Vieni più qua, così chi interviene. Ma un po' a tradimento avete messo in giro questi video. No, ma mi ricorda le simulazioni dei gol di quelli che è il calcio. Sì, esattamente. Gli attori facevano finta di fare i gol. Scusa. No, io innanzitutto voglio ringraziare il collega Mollicone perché è una sua idea quella da cui tutto è partito, e insieme a Baruz, che tra l'altro è un artista valente che si sottomette a queste, diciamo, sedute, chiamiamole di allenamento, gerontocratiche. Però insomma l'idea nostra è innanzitutto, diciamola così, avere un approccio che un po' svelenisca il tema e lo scontro politico. Oggi io e Mollicone diremmo delle cose quantomeno opposte, per non dire altro, sulla cittadinanza e sullo Ius Culture, e credo che invece fare gruppo in un'attività sportiva serva anche a rendere più umani i rapporti tra le persone. E poi l'ambizione è quella di metterci al servizio di qualche iniziativa di carattere benefico che insomma rappresenta anche un po' un nostro impegno civico. Ovviamente ciascuno di noi ha una serie di iniziative, di incontri, di sostegni ad associazioni. Lo vorremmo fare insieme e questa è una bella occasione per farlo. Effettivamente credo che ci siano tutti i partiti, c'è anche il Partito Democratico. Manca il Partito Democratico perché no, una volta, diciamo, cinque anni fa c'era, quindi, perché noi l'abbiamo già fatta questa esperienza della nazionale, meno organizzata e meno bella di quella che in questo momento potete vedere. Però insomma io sono molto contento di condividere con i colleghi questi mercoledì sera e quello che verrà dopo. Grazie. Grazie a Migliore, e devo dire che anche in campo insomma ha il suo, anche se qui ha sbagliato un canestro, però insomma ha il suo ruolo. Io adesso lascerei la parola un attimo a Cascello, vai. E poi dal Senato pure una rappresentanza vorrei... Vabbè, dai, se vuoi dire due parole fa piacere, anche per gruppo, cerchiamo di mantenere una rappresentanza anche per gruppo. No, solo due minuti, innanzitutto anche io voglio ringraziare. Vuol dire che Cascello tira da sotto, eh? È molto bravo, ma tira da sotto. Ma devo dire che mi ha ripetuto. La mia ultima partita è stata nel 1999, quindi quando mi ha. Cascello è un mito, perché devo svelare questo segreto. Lui tira da sotto, che per gli amanti, gli addetti ai lavori, sapete che cosa significa. Quindi proprio abbiamo il basket quello vero. Quello... E quindi direi Minos, no? C'è quel gruppo simpatico su Facebook. Quindi grazie, è una straordinaria iniziativa dal punto di vista anche di socializzazione e di amicizia tra di noi. Ma naturalmente mi auguro anche io che ci possano essere occasioni di solidarietà vera, anche se lì dovremmo attuare un po' di estorsioni sia per trovare i partner e sia per trovare il pubblico, quindi dovremmo attivarci bene. No, è una bella iniziativa e quindi credo che a settembre sia giusto. Poi abbiamo saputo ringraziare l'ASI, perché insomma senza l'ASI non avremmo avuto questo corredo straordinario, e Barus che ha una pazienza. Una pazienza infinita, diciamo, l'ASI, dobbiamo ringraziarlo per l'ospitalità e per il centro sporti. No, ma mi sembra giusto, ecco, insieme all'ASI ringraziare anche ha ragione Federico, sponsor, con questo concludo, insomma è anche una testimonianza di una stagione importante con il riconoscimento dello sport come elemento costituzionale, e per dare anche una testimonianza di come si possa fare anche della solidarietà in un momento anche di distensione tra di noi, quindi non credo che anche questo sia un elemento da non sottovalutare, perché a volte può anche aiutare per fare cose anche più importanti in una partita di basket. Grazie a Cascello, prego.
Vieni, così facciamo una presenza anche del Senato. Però qualche colpetto sotto canestro ce lo diamo. No, ma non, sì, non diciamo che è un gioco virile. Un gioco virile. Ovviamente niente. Aspettiamo anche le colleghe, cioè, insomma, un paio di colleghe che erano interessate, che giocavano, e aspettiamo volentieri perché è una squadra volendo e anche mista, se aderiscono. Io vi ringrazio anche dell'ospitalità dei vecchietti del Senato, quindi ci fa piacere poter partecipare a un'iniziativa veramente lodevole dopo due inverni molto difficili, quindi spero che il prossimo inverno potremo dare anche uno spunto anche di attenzione a quello che saranno le attività sportive, e abbiamo affrontato due anni veramente critici per lo sport, potremmo dare anche noi un segnale positivo a questo settore. E comunque vi ringrazio veramente per l'iniziativa. Grazie a te, e io adesso saluto, diciamo, sommariamente, vedo il collega Villarosa, vedo il collega Rizzetto, De Idda, che deve ancora scendere in campo, ma lo aspettiamo, anche perché Patassini, vedo tanti colleghi, Berardini, e poi ce ne sono tanti altri, siamo 22, quindi in realtà potremmo fare ben due squadre. E un'altra cosa bella che abbiamo deciso, che non ci saranno titolari e riservisti, ma faremo tutti i quintetti titolari con i nomi dei playmaker, che poi insieme a Baruz, tutti insieme stabiliremo, in modo che ci sarà una rotazione dei quintetti e giocheranno tutti, come è bello che sia, perché questo è lo spirito. E veramente vi ringrazio, e penso che sia anche un modo, come è stato giustamente detto, per celebrare l'inserimento dello sport in Costituzione, votato all'unanimità alla Camera e adesso verrà votato ugualmente anche al Senato, e finalmente anche un segnale, appunto, di unità per lo sport popolare, per la solidarietà, ed è questo lo spirito con cui lo facciamo. Quindi se non c'è nessun altro che vuole aggiungere altro, io farei tutti in piedi con la maglia, e così grazie per la ripresa.